Dunque, prossimo portale, la zona medievale. Con questo costume credo che ce la faremo, dai. Piuttosto che quello da pagliaccio scemo. Questo è più adatto, dai. Madonna, che cielo verde. Ma siamo sulle nuvole. Ma è la Rainbow Road. Ma cos'è, Mario Kart? Aspetta. Ah, mi sembra di aver visto qualcosa. Ok, andiamo. Questo... questo è letteralmente il significato degli, Skittles Taste the Rainbow. SpongeBob si sta leccando un arcobaleno. Fluffy, prova a mangiarne una, dai. Goku l'ha fatto. Goku quando era nell'aldilà si è spaccato di nuvole. E non quelle di gamberi che compri al ristorante cinese. Attenzione, SpongeBob. Sto coso di fuoco incredibile. Aspetta, aspetta. Eccomi qua. Ce n'è un altro? No, perfetto. Ok, potevo probabilmente prendere uno shortcut qua, ma meglio fare le cose nel modo corretto. Ma la musica è altissima comunque. Non so adesso voi come la state sentendo, ma cioè sento più la musica di quello che dice Patrick e SpongeBob. Ok, ma pensate a sto coso che ci lancia i sassi, ci lancia i faffi. Eccoci qua. Dai, vai, vai, vai. Ecco. Rainbow Road per davvero, ragazzi. Madonna mia, che evitata. Perfetta. Eccoci qua, vai, prosegui. Ti giuro che pensavo fossimo morti. Cioè, nel senso, non morti, ma pensavo fossimo arrivati a destinazione. Certo. Buttamelo in faccia la prossima volta sto sasso, eh. Mi raccomando. A parte che mi sa che potevo benissimo anche colpirlo con un calcio volante. No, calcio volante no, ma se riesco a uscire dall'animazione posso riempirli dentro le bolle. Eccoli qua. Dentro la finestra. Ah, ammetto che per un attimo pensavo l'avrebbe rotta. Who dareth to crasheth into thy princess's window? Fear not, my Whaley. It is Sir SpongeBob of Bikini Bottom here to rescue you with his loyal squire Patrick. Non penso che voglia essere salvata. Hey, you were the square one. Unless have I been SpongeBob all along? Stop it, your childish shenanigans! Oh, forget it. Listen, SpongeBob, I'm about to throw the most coral slumber party the sea has ever seen. There's gonna be Jake and a band and popular girls from all corners of the realm, and they're all coming to celebrate their love for me. Certo, certo. Sir SpongeBob comunque è un bel nome. This rescue might take a little longer than I was expecting, Patrick. You should call me SpongeBob. Whatever. Bye. Oh no! Il coso salva gente! Niente. Solo perché questa è scema dobbiamo fare il giro lungo adesso. Ah, ok. Corri! Corri che sto coso ha tempo di sicuro! Vai, vai, vai! Merda. Forse dovevo fare un po' più di attenzione lì, eh. Mi ricordo, tra l'altro, un scusami. Sai che pensavo di potermi arrampicare e trovare qualcosa, ma vabbè. È stata un'idea altamente bizzarra. Stardo? Dai. Dove vai? Forza, bello. Vieni, vieni, vieni. Kaboom. No, ma non riesco a prenderlo. Ti dispiace? Vabbè, niente, lo lasciamo lì a gironzolare. No more chafing. Va bene, io proseguo per le scale intanto. Ma se tipo mi buttassi là? No, eh. Meglio evitare cose. Dimenticato il tasto. Grazie, Patrizio. Allora. No! Perché l'hai lasciato? Si è lasciato da solo, eh. Vabbè, questo si è ammazzato da solo, bravo.
SpongeBob. Ah, non devo andare da quella parte. Erano solo i nemici. Ok, ok. Dai. Forza, belli. Aia. Dai, bello, lanciati. Dai. C'è sempre uno di sti cosi che per qualche arcana ragione non... boh, si bugga da solo. Va bene, va bene. Dai, fatti prendere, almeno ti levi dalle scatole, dai. E niente, ce lo dobbiamo portare dietro per tutta la run questo, allora. Ecco qua. Ah, di nuovo la Rainbow Road. Questa volta evitiamo le cadute inutili. Questi adesso ci inseguono. Troppo veloce. Stavo per dire, questi adesso ci inseguono. Io intanto proseguo la mia discesa. Per qualche motivo sti cosi cubici in sto livello sono abbastanza buggatini. Buonasera, villager. Quella barba è attaccata malissimo. Meep. Ok, dobbiamo andare nel labirinto, immagino. Cerca la bacchetta delle bolle. Oh cacchio, in mezzo al labirinto. Buonasera signora, per caso ho visto un bastoncino? Ok, volendo possiamo un po' cheatare attraverso le siepi per vedere cosa c'è dalle altre parti. Io intanto faccio i miei soliti giri per prendere tutti gli oggetti che troviamo in giro. Dio mio, SpongeBob, davvero muori in un dito d'acqua, tu? Davvero? Ecco, no, è un pezzo. È un pezzettino, quindi si è pure rotto. Che bello. Aggiunge incredibile varietà alla nostra ricerca ora. Vabbè, se è quello che dobbiamo fare, dobbiamo farlo, giusto? Dai, troviamo la bacchetta. Particles, we broke the bubble wand. How are we gonna get home now and save Pearl? Cacchi suoi. We can fix it easy peasy. Beh, certo. All you gotta do is find all the pieces, lick them, stick them back together. Cassandra won't even notice. That's brilliant. Intanto Cassandra non gliene frega niente di quello che facciamo, quindi. I will, just like when I broke your TV. Beh, se Jeff adesso funziona. Hey, Gary's food bowl. Ma dai. Povero Gary. Quindi tre pezzi, eh? Oh, yeah, I let your refrigerator back together. Patrick, ho capito che tu puoi passare da lì e io no, eh. Non è carino quello che hai fatto. Kaboom. Grazie. Apriamo il passaggio. E proseguiamo. Ecco di questo. Ok, cos'è questo? Quindi dobbiamo portare Squiddy? Come facciamo a portare Squiddy? In teoria sai che mi sa che siamo a fine gioco. Cioè dopo questo livello ce n'è ancora uno, questo qui. E poi secondo me abbiamo finito. Vabbè, intanto passiamo il lago. Terrificante. SpongeBob vive in acqua ma si cade in un filo d'acqua ci crepa. Grazie, aia. Pensavo che anche se spuntavano di poco mi facevano danno. Ok, ok. Quindi in teoria devo proseguire dritto. E se vado a destra che succede? Che succede se andiamo di qua? C'è un bottone. Ah, no. Eccoci qua, stavolta senza intoppi. Ma non è che in realtà... no? Sì, sì, penso che dovessi premere davvero lo stesso, vero? Per un attimo pensavo fosse uno shortcut, ma... di là c'è qualcosa, quindi proseguire lo stesso. Ok, pezzo numero 2. Mecca di questo. C'è un bambino disperso lì. Grazie. Ok, quindi da qua si prosegue. Da quell'altro lato cosa c'era? Ah, ok, era la stessa strada. Devil level design. Ok, allora come al solito voliamo oltre il fossato. Però questo... ah, pensavo ci fosse qualcosa da rompere. Invece no. Invece cadeva solamente di sotto. Anche di qua si passa dall'altra parte calciando questo cosino. Credo ci sia un oggetto da prendere a questa parte, ma non so cosa.
Oh no! Una pianta carnivora! Ancora voi, eh? Ma, scusami, mi sa che quello è da salvare, non è palesemente un tizio dell'epoca moderna. C'ha la maglietta. Last time I take the scenic route. Ma, scusa, vabbè. Ok, di qua o di qua? Credo prima da questa parte, sai? Corri! Vai prima! Esatto, che appaiono gli spuntoni. No, 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 aspetta. Ok, per un attimo pensavo, esatto, fosse a tempo. Quindi si prosegue di qua e di qua, giusto? Di qua però c'è il bottone, quindi qualunque sia la strada, prima si va da questa parte. Perfetto. La madonna, quanti rampicanti. Ancora un altro bambino disperso. Nemici? No, è dall'altra parte, nemici. Arrivo, nemici. Vengo a combattervi. Ia, che stronzi. Ecco qua, leviamoci. Prima, aia. Dalle scatole quelli piccoli. Che obiettivo era quello? Sconfiggi con l'attacco della super gelatina. Cioè devo fare ammazzare due nemici tra di loro, in sostanza. Devo fare sì che lui li schiacci. Oppure gli vado addosso con la rotolata. Ok, va bene. Cioè, da tenere in conto. Dai, ancora uno. Bravo. Ma che bravo lui. Forza bello, ancora un colpo. Eccomi che arrivo. Ecco di questo. Fatto, facile. Ed ecco l'ultimo pezzo della bacchetta. Oh, e vai. Oh no, di nuovo quello lì. Forza. Sta bene, scema. Troppo tardi. Ciao, Squiddy. Where do you think you are going? Di sopra? Options? I want to go to Finland. Only those who come bearing invitations may enter. And even then there's no boys allowed. Una boy band, eh? In the band. Are you in the band? Tragically, my duties robbeth the princess of the elevating experience poverino. That are my melodies. Mamma mia, che tragedia. I am forced to cast other, more mediocre talents. Tipo? And tell sea urchins like yourself to get out of here. Ah, fa il buttafuori, insomma. Vabbè. We should come back with all the bubble wand pieces and a compass. Mi sembra giusto. Look, Patrick, I think there's some animal trapped in this cage. Cioè, scusa? Oh boy, maybe it's a giraffe! We should probably free it from its cage, whatever it is. Certo, mi sembra una buona idea. Come hither, adorable steed. Insomma, dobbiamo fare un giro di chiavi qua.